Avete dubbi su chi schierare al fantacalcio? Non sapete cosa inserire nelle vostre scommesse per il weekend? C'è il maestro, Il guru. il guru per il fantacalcio. Sigla e partiamo con tutta l'analisi della Serie A. Eccoci amici, Fantacalcio e scommesse, presenti anche questa settimana con lo studio per la vittoria, l'analisi di tutte le partite, consigli del Fanta, delle scommesse. A proposito di Fantacalcio, ricordiamo, scaricate con il link in descrizione e con il nostro codice Kickest, la migliore piattaforma di fantacalcio statistico in Italia. Con un'unica iscrizione potete aggiungere fino a 3 squadre, è tutto gratuito. Con premi Amazon reali, Esatto. sia di classifica settimanale che generale. Quindi lo consigliamo vivamente perché è veramente ben fatto, E professionale. con l'inserimento del codice si possono unire alla nostra lega Si devono unire alla nostra lega, dove ci dove ci sfidiamo. sfidiamo tutti insieme. Siamo già quasi 100 squadre, è E una chi bella vuole lega. iscriversi adesso non deve preoccuparsi se non ha fatto la prima giornata, perché c'è Assolutamente un punteggio d'ufficio, no. quindi avrete la Assolutamente sì. possibilità di essere comunque competitivi Quindi anche utilizzate il da codice che c'è in subito. descrizione, vi unite alla nostra lega e ci divertiamo insieme. Esatto. Serie A, siamo già alla seconda giornata, anche se è ancora agosto, e partiamo con venerdì sera Bologna-Spal, questo Esatto. Emiliano. derby emiliano, Bologna contro Ferrara. Bologna che ci ha un po' delusi con questo pareggio a Verona, è stato anche molto in superiorità numerica, non è riuscito a dare una gioia al suo mister che coraggiosamente era già in panchina. La Spal era partita alla grande 2-0, poi rimontata dall'Atalanta 2-3, però Poi ci sta. Verona che è stato per molto tempo in 10 10, praticamente, quindi sì, assolutamente. comunque, quindi sì, ci ha deluso Ci ha molto. deluso. E la Spal comunque era partita alla grande, poi rimontata di tre gol, però ci può stare con l'Atalanta, perdere. Comunque l'Atalanta è una bella squadra. Per quanto riguarda il fantacalcio, io consiglio del Bologna solo il solo Sansone, comunque abbiamo visto che è il rigorista della squadra. Non ci ha sorpreso nessuno in particolare, quindi andiamo un po' adesso, ecco, sulla sicurezza del rigorista. Comunque la Spalla ha preso 3 gol, quindi immaginiamo il Bologna possa creare qualcosa. E della Spalla Kurtic, l'anno scorso grandissima stagione, tanti gol, tanti assist, qualche cartellino di troppo, però è assolutamente un giocatore a centrocampo determinante Certo. per la Spalla. Allora, detto tutto te, io cito soltanto i risultati dell'anno scorso tra Bologna e Spal, che è stato uno 0-1, cioè la Spal vinse a Bologna, e un 1-1 in casa della Spal. Quindi, come si può dedurre, Partita una partita tirata. sempre, sono sempre partite tirate. Gli allenatori sono gli stessi. Bocca al lupo a Sinisa, insomma, Assolutamente. che esordirà con questa nuova situazione, che speriamo sia una cosa provvisoria per lui. In casa, quindi avrà anche il calore, insomma, di molta gente pronta a riabbracciarlo nuovamente. E andrei sull'over 1,5 in casa del Bologna, che quindi possa fare Almeno due due gol. gol, perché la vedo una partita tirata, ecco perché non è una partita che ci punterei tantissimo. Però se dovessi scegliere un pronostico da dare, darei l'over 1,5 del Bologna, che quindi farà almeno due gol, perché comunque se sblocca la partita, e può sbloccarla, Può andare a magari raddoppiare. fare una prestazione sicuramente migliore di quella che ha fatto a Verona, e visto la Spal in difesa con l'Atalanta, che insomma ha preso tre gol in un tempo praticamente, una difesa non imperforabile, insomma, quest'anno della Spal, può secondo me fare quel. E poi soprattutto mi piace la quota a 2, è un raddoppio che secondo me vale la pena. Quindi Bologna-Spal over 1,5 Del del Bologna. Bologna. Sabato alle 18 Milan-Brescia. Milan-Brescia è, diciamo, una base una partita invece che al contrario è punto parecchio, nel senso che comunque per me la vittoria del Milan è alla base dello studio di questa settimana. L'1 è un po' bassino, 1,45, però non riesco a vedere come il Brescia. Neanche troppo basso, però. Sì, però magari di quello che si è visto, comunque una squadra che non tira in porta Sì, Udine certo. lascia un po' perplessi. Però pensiamo che possa prendere Giampaolo, possa aver preso, prenderà, diciamo, delle contromosse, cambierà un po' di situazioni, già a partire magari dal Sì, modulo. E sembra di sì. quindi. E quindi comunque un Brescia che comunque viene da una vittoria in trasferta, e io le squadre che comunque lottano per
difficile possa ripetersi, difficile subito. Che possano ripetersi, statisticamente è sempre difficile ripetere due trasferte consecutive, a maggior ragione per una neopromossa. Quindi l'1 del Milan a 1,45 molto convinto. Io per il fantacalcio il Milan l'ho visto sì molto male, vado a consigliare il solo Suso proprio per questo cambio di modulo che sembra attuare Giampaolo per questa partita. Suso riportato un po' più sull'esterno, dove si trova un po' più a suo agio e può mettere in difficoltà la difesa del Brescia. Del Brescia non la vedo come te, il Milan penso possa vincere, quindi per questa partita vado solamente su Suso. Ok. Sabato sera 20:45 Juventus-Napoli, subito un big match scudetto. Sì. Sempre partite spettacolari, tirate. Abbiamo visto una Juventus un po' in fase di rodaggio, un po' ancora un po' in difficoltà, un Napoli molto forte davanti, molto debole dietro. Anche lì in fase di rodaggio, in difesa, perché comunque sì, comunque con Manolas e Koulibaly dovrebbe essere un po' più ermetica, esatto. Invece ha preso 3 gol, potrà prenderne anche altri. Quindi per questa partita io consiglio della Juventus il solo Douglas Costa. Sì. È quello che mi è piaciuto di più a Parma, il più intraprendente, quello che sembra star meglio fisicamente. Gli altri non mi hanno convinto, onestamente. Poi ok, Ronaldo è rigorista, non lo cito nemmeno. Mentre per il Napoli vado su Caglione e Mertens, sembrano già in ottima forma. A Torino ricordo sempre delle ottime prestazioni, sia di Caglione che di Mertens, anche dei gol di loro due, e quindi vado su questi due. Allora, io do il gol. L'anno scorso vinse entrambe le partite a Juventus, 1-2 a Napoli e 3-1 a Torino. Come hai detto te, partite spesso spettacolari, soprattutto nell'ultimo anno, e squadre che comunque hanno, Napoli soprattutto ha dimostrato di essere un po' fragile difensivamente, sì. Ma in attacco dà veramente tante garanzie, sì, fa paura. Quindi è difficile pensare che non possa segnare allo Stadium. Difficile pensare che la Juve non possa segnare in casa sua. In un quindi, bel gol. Quindi diamo gol a 1,90, lo diamo. Bella quota. Sì, molto buona. Sì, perché comunque è una partita. Certo, tirata, ovviamente. Tirata, però comunque seconda giornata, insomma, visti gli attacchi, visti le difese. Anche la Juventus comunque deve inserire De Ligt. No, ha concesso qualcosina ha concesso al Parma. Insomma, comunque gol a 1,90 lo prendiamo. Domenica. Passiamo a domenica, Lazio-Roma. Alle 18, il derby della capitale. Ecco qua, per esempio, partita tirata, ma i bookmakers vedono il gol, che questa è la base del nostro, è una delle partite che farà parte della giocata sicura, e il gol lo vedono molto più basso, 1,50. Molto più sicuro, sì. Ed è molto più sicuro, anche secondo me, perché comunque io ho visto benissimo Samp-Lazio, e ho visto Roma-Genova, anche se la Lazio ha vinto agevolmente 3-0 dando insomma segni di solidità di un certo tipo, comunque qualcosina ha concesso. Cioè ci sono state un paio di occasioni che anche di circostanze che la Sampdoria poteva segnare. La Sampdoria in questo momento è in forte difficoltà, comunque sia da un punto di vista certi ruoli proprio scoperti, perché comunque se pensiamo che Gabbiadini giocava esterno a destra, che comunque è un po' non è proprio il ruolo sacrificato. Suo, un po' sacrificato. Quagliarella comunque non ha iniziato al top, quindi probabilmente dovranno esserci un po' più di partite prima di vederlo ai livelli dell'anno scorso, sperando di vederlo ai livelli dell'anno scorso. Quindi diamo il gol di Lazio-Roma. La Roma comunque abbiamo visto col Genova ottimo in attacco, ma dietro concede tanto, quindi concede è difficile tantissimo. Pensare che la Lazio non possa segnare, come mi è molto difficile pensare che la Roma non possa segnare. Quindi Angola è una partita che parte dall'1-1 primo tempo addirittura, secondo me, però diamo gol a 1,50 molto convinti. Per il fantacalcio io vado per la Lazio su Lazzari, che anche con la mano rotta, ma è subito grande prova già sì. A Genova, e lì comunque sulla corsia di Kolarov può far male perché Kolarov attacca molto bene, ma in fase difensiva sì. un po' concede. E vado su Correa, che è uno dei punti fermi probabilmente del mio fantacalcio quest'anno. Lo vedo ti esponi, eh? Mi espongo, sì, lo vedo veramente bene, in forma strepitosa, si è integrato alla grande con Immobile e può far male alla Roma con quella sua velocità, gli assist può far male, ed anche Immobile
insomma, l'ho dato insieme con Rea Immobile, con la Samp, li darei volentieri, però per citarne due vado su Lazzari. Per non essere troppo scontato. Per non esagerare troppo, esatto. Vado su Lazzari e Correa. Per la Roma io vado su Florenzi, che giocherà 90% in fase avanzata, con Zappacosta terzino, quindi probabilmente farà l'ala sinistra, potrà rientrare sul suo destro, avrà meno compiti difensivi, che comunque sono quelli sui quali pecca un pochino Florenzi, però in fase offensiva, magari giocando lì dalla parte di, o di Luis Felipe o del centrale di destra che giocherà, magari potrà far bene. E Under, che è in forma strepitosa, già veramente ha nelle gambe un motorino associato, sì, a un piede veramente educato, molto molto buono. E ecco, le due ali della Roma penso che siano quelli che possano far meglio, okay, nel derby. Passiamo tutte le partite di domenica sera 20:45. Partiamo con Atalanta-Torino. Atalanta partita un po' male, poi ha recuperato a Ferrara. Torino ha battuto il Sassuolo anche con tutti questi impegni europei, però proprio per questi impegni europei io vedo per questa partita un pochino meglio l'Atalanta, onestamente, e andrei con su Ilicic, che rientra dalla squalifica, dovrebbe giocare titolare, precampionato era in formissima, quindi ce lo aspettiamo subito alla grande. E Atebur, subito grande partita a Ferrara con un assist, solita strapotere fisico. Questi due per l'Atalanta li vedo molto bene, mentre per il Torino vedo bene Zaza, che è sembrato quello più in forma, più convinto, più presente. Penso che si possa mettere in difficoltà la difesa dell'Atalanta, ancora molto da registrare. Sì, l'anno scorso finì 0-0 a Bergamo, fu una partita tirata. Il Torino, sì, è vero, avrà la partita di Coppa di Europa League fuori casa, sì, in Inghilterra, quindi bisognerà vedere come, quanto sarà stancante, sicuramente lo sarà, quanto sarà stanco il Torino, anche se sono quelli più avanti anche nella preparazione, esatto, va considerato che comunque, sì, che va considerato questo, che comunque hanno una preparazione, hanno già tante partite nelle hanno gambe. Già, insomma, già sarà la sesta partita, esatto, che loro giocano ufficiale, quindi comunque va considerato anche quello che si è visto a Ferrara, comunque un Atalanta ancora da registrare, esatto, da un punto di vista difensivo. E l'1 a 1,60 non lo darei mai, quindi non lo prendo neanche in considerazione. È una partita che per me è da no bet, da non giocare, gol over assolutamente. Se dovessi giocare qualcosa, giocherei l'X a 3,80, perché la vedo una partita simile a Spaller Atalanta della scorsa settimana, cioè comunque una partita dove sì, c'è un favorito però siamo all'inizio campionato e siamo comunque... Il favorito sta affrontando una squadra che l'anno scorso ha sofferto, e quindi comunque dobbiamo considerarlo, comunque, certo, gli allenatori sono gli stessi, quindi comunque i giocatori molto simili, quindi detto questo non mi fido assolutamente dell'1 a 1,60, quindi no bet, ripeto, però se dovessi consigliare qualcuno che vuole giocare Atalanta-Torino a tutti i costi, direi X a 3,80, vale la pena. Perfetto. Domenica sempre alle 20:45, Cagliari-Inter. Cagliari-Inter, le due squadre che vengono dalla prima giornata diametralmente opposta, perché comunque il Cagliari forse è stata insieme al Milan la vera delusione, sorpresa, della, prima, sì, della giornata. Comunque per esordire con la sconfitta in casa con il neopromosso Brescia, nessuno se lo aspettava, un po' noi l'avevamo un po' anticipato nel nostro, sì, studio, è vero. Comunque di non fidarsi assolutamente della quota 1,80, troppo bassa, sì, esatto. E però in linea generale è stata una sorpresa. E l'Inter benissimo con Lecce 4-0, tanti complimenti da tutte le parti, forse esageratamente, però comunque 4-0 è da considerare. L'Inter che comunque nel campo del Cagliari, no, nonostante sia un campo comunque ostico, il bilancio dice solo 3 sconfitte su 18 partite negli ultimi confronti, 7 pareggi, 8 vittorie dell'Inter, quindi 15 volte su 18 l'Inter non perde a Cagliari negli ultimi scontri. Non mi fido, il 2 a 1,60 lo reputo comunque una quota giusta, per carità, perché comunque il Cagliari l'abbiamo visto anche fin troppo in difficoltà con il Brescia, cioè molto al di sotto di quello che ci si aspettava. L'Inter benissimo, come abbiamo detto, quindi andrei sull'over 1,5 a 1,28 e over 2,5 a 1,90 se vogliamo rischiare, però andrei più sull'over 1,5 a 1,28 e mi accontenterei. E ti accontenti così. Per il fantacalcio, sì, è vero, abbiamo visto il Cagliari in difficoltà, io andrei su
ero un po' scettico, però penso che Rog possa, scontata la squalifica, fare una buona prestazione, essere magari un po' più fresco degli altri, un po' più riposato e esordire davanti al suo pubblico. E Joao Pedro, che è comunque il rigorista della squadra, ha avuto delle buone occasioni con il Brescia, comunque mancherà Pavoletti, quindi magari potrà giocare anche ancora più vicino alla porta. E questi due per il Cagliari penso possano far bene, mentre per l'Inter vedo benissimo a Cagliari Lautaro, ricordo segnò anche a Cagliari se non sbaglio, e l'ho visto bene a livello fisico, ha sbagliato un gol con il Lecce, però penso possa stavolta andare in centro con il Cagliari. E Vesino, perché comunque con questo 3-5-2 di Conte lo vedo proprio bene lì da mezzala. Non so se giocherà Barella o Vesino, sono in dubbio, però qualora dovesse giocare Vesino consiglio di schierarlo, lo vedo molto bene. Passiamo a Genoa-Fiorentina. Genoa che ha strappato questo punto a Roma anche in maniera un po' rocambolesca, perché ha sfruttato quasi al 100% le occasioni che ha avuto e dietro ha avuto un po' di fortuna. La Fiorentina, partita più o meno simile, ha perso solamente per 4-3 con il Napoli, ha fatto un'ottima impressione, tanti bei giovani. E con episodi non del tutto favorevoli. Con episodi molto, molto discutibili, ne abbiamo parlato ampiamente in tanti video. Del Genoa ho visto bene Pinamonti, assolutamente, subito un bel gol, subito presente, insomma, penso possa fare un bel campionato e una bella partita con la Fiorentina. E Crescito, che è rigorista, lo avevamo dato, ne avevamo parlato nei nostri video, anche nei top difensori lo avevamo inserito, quindi Pinamonti e Crescito li vedo bene, mentre per la Fiorentina vado su Pulgar, che a me piace come giocatore, oltre ad essere rigorista, mi piace molto come sta in campo, sì, la sua regia, e Lirola, il terzino, perché comunque il Genoa sulle fasce alla Roma ha concesso tanto, soprattutto dalla parte di Under. Ok, Lirola non è Under, però penso possa sfondare più che volentieri. Certo. Allora, Genoa-Fiorentina, io innanzitutto do il gol che segneranno entrambe a 1,57. E certo, guardando i precedenti, cioè l'ultimo anno, una statistica abbastanza curiosa, entrambe le partite finite 0-0, quindi non credo molto che possa brutto finire di nuovo 0-0. Sì. Soprattutto non credo che una difesa come comunque il Genoa, come detto te, abbiamo visto, ha concesso tanto, perché ne ha presi 3 dalla Roma, ne voleva prendere altre 3. 5-6. Esatto, quindi la Fiorentina ne ha presi 4 dal Napoli, quindi di certo le difese non hanno colpito, esatto, da questa prima giornata delle due squadre. Quindi diamo gol che segneranno entrambe, secondo me. Potrebbe anche esserci il colpaccio dalla Fiorentina, perché come hai detto te la Fiorentina l'abbiamo vista comunque bene col Napoli, sì, sì. Però noi ci accontentiamo, andiamo sul gol a 1,57. 20,45 Lecce-Verona è una partita tra due neopromosse, sì. È una partita da no bet, secondo me si va ad aggiungere a Atalanta-Torino. Anche se mi stuzzica quell'X2 a 1,83, comunque il Verona mi è sembrato più compatto di quello che che pensavo, perché comunque in 10 è riuscita a non perdere con il Bologna, sì, sì, che è comunque una squadra comunque navigata, una squadra che comunque collaudata. Loro invece comunque il Verona molti innesti nuovi, allenatore nuovo, molti giocatori sconosciuti, esatto. Il Lecce comunque l'ho visto un po' troppo fragile dietro, quindi comunque qualcosa concede, anche se era con l'Inter, ricordiamolo, qual 4-0. Però tra due squadre neopromosse è troppo allettante avere due risultati su tre del Verona a 1,83. Io per il fantacalcio la vedo come te, penso che possa essere una partita anche aperta, perché Lecce ha concesso, il Verona comunque ha dato una buona prova, penso possa finire anche con qualche gol da una, sì, parte e dall'altra. Quindi con il Lecce vado su Falco, che ha fatto un'ottima impressione, sì, questo talento mancino veramente ha messo anche in seria difficoltà il centrocampo e la difesa dell'Inter, quindi penso possa fare molto bene. E Taxidis, che l'ho visto bene in fase di regia, certo era una partita molto impegnativa, certo, con l'Inter, però ha distribuito bene il gioco. Un 1-1, 2-2, sì, come risultati, sì, più o meno li vedo così. Mentre per il Verona consiglio Di Carmine, l'attaccante, proprio perché Lecce insomma ha concesso molto, penso possa far bene, ha fatto bene anche l'anno scorso in Serie B Di Carmine. E Miguel Veloso, che a centrocampo comunque è una garanzia, ha fatto un gran gol su punizione,
può ripetersi con assist e gol su calci piazzati, quindi questi due, questi quattro di Lecce e Verona li consiglio vivamente. Sì. Passiamo a Sassuolo-Samp, la penultima di giornata. Sassuolo che è andato a perdere a Torino, mi aspettavo qualcosa di più onestamente, proprio per tutti questi impegni del Torino. Sì. La Samp invece proprio che con il Sassuolo, proprio con la Lazio, male. Male. Vedo una partita molto aperta. Inevitabilmente male, tra parentesi, esatto, sì. Quando vendi e non compri. Così. Esatto. Vedo una partita qui molto aperta e consiglio proprio per questo Caputo e Berardi per il Sassuolo. Abbiamo anche un rigorista tra questi due, sì. Dobbiamo solo scoprire chi è, però Caputo subito in gol, Berardi scontata la squalifica, sarà un po' più fresco, quindi li consiglio, sì. La Samp di Erra ha concesso tanto, sì. Mentre per quanto riguarda la Samp vado su Quagliarella che penso con il Sassuolo possa ricominciare a segnare, perché il Sassuolo comunque concede, e su Linetti che del centrocampo della Samp è quello che mi sembra un po' più inserito nei meccanismi, quello un po' più adatto al gioco, sì. di Francesco. Allora, al contrario delle partite di Atalanta-Torino e Lecce-Verona, che comunque ho detto da non giocare, da non bette, questa è una partita che è da non bette, ma proprio veramente non ho proprio nessun tipo di pronostico da consigliare, neanche costretto, perché e poi in certi casi quando la partita è talmente brutta da pronosticare è inutile dare un pronostico. No, meglio non forzare. Anzi più remunerativo non giocare, perché se devi giocare per allora questa è una partita talmente strana, talmente particolare, perché comunque l'anno scorso, come ha detto te, ci sono stati tantissimi gol, finita 3 a 5 quella partita. Sì. Però ricordiamo che era una partita praticamente inutile. Sì. Quindi era una sorta di amichevole, c'era molta voglia di far segnare Quagliarella per la classifica marcatori, c'era tanta voglia di divertire il pubblico, comunque era una partita praticamente inutile. Qua in questo caso la Sampdoria ha tantissimi problemi, comunque mercato fatto male, anzi non fatto se non in uscita, Sassuolo che comunque ha una sua solidità, ha una sua forma, comunque l'allenatore è lo stesso, comunque no. I giocatori sono anche rinforzati. Hanno in avanti comunque quello che è stata una delle rivelazioni dell'anno scorso, cioè Caputo, e quindi credo che sia una partita da non toccare nel modo più assoluto, potrebbe uscire un over perché comunque le squadre hanno degli ottimi elementi, sì, davanti, vedo però, anche una partita però se gol. Sì, e mi auguro da tifoso della Sampdoria che Di Francesco capisca le problematiche della Sampdoria in questo momento e metta da parte il suo credo, cioè comunque di fare sempre un gioco, e si accontenti del pareggio, se credo sia la soluzione migliore. Non lo sappiamo, è una partita da non pronosticare. E chiudiamo con Udinese-Parma. Con Udinese-Parma, che questa è una partita che piace molto di più. Secco, X2 per forza, che è diciamo la terza partita, diciamo, che fa parte della giocata sicura, X2 a 1,80 e colpo il 2 secco del Parma. L'anno scorso vinse e spugnò Udine, sì. Le squadre sono molto simili, l'Udinese forse appagata dalla vittoria della prima col Milan, difficile che possa secondo me rivincere. Il Parma che per molto tempo ha fatto più punti l'anno scorso, ricordiamolo, in trasferta che in casa, quindi comunque con Gervinho, con tanti giocatori veloci, si esprime forse meglio in trasferta. Diamo l'X2 come base e il 2 a 4 per rischiare. Io per il fantacalcio sarò molto sintetico, do Gervinho proprio perché la difesa dell'Udinese è abbastanza lenta e Gervinho l'ho visto molto molto bene, e do De Paul perché è l'unico dell'Udinese con qualità per calci piazzati, rigori, tiri, gol, è entrato lui, ha subito l'assist, lo consiglio vivamente. Quindi abbiamo chiuso l'analisi, ricordiamo che lasciamo ora a fine video la schedina, quella un po' più sicura del maestro. Sì, infatti l'altra settimana, è entrata alla grande, quindi seguitela. E la bomba la mettiamo bomba su Telegram. Sul nostro canale Telegram, scaricate l'app, cercate gli avariati, ci trovate molto molto facilmente. Quindi che dire amici, speriamo che questi consigli possano essere utili. Un saluto dagli avariati e a presto per tantissimi nuovi video. Ciao, ciao. Amici, ciao ciao.